Benvenuti amici YouTube, qui ho Cram 1993, il video di oggi sarà un video di discussione più in profondità della Banned. Nel video che abbiamo visto prima, la mia reazione, vi lascio il link qua, lo trovate sul mio canale, non c'è stata una vera e propria discussione perché c'era veramente tanta roba, troppa roba, e quindi è stato un po' complicato. Allora, andiamo a vedere con più calma cosa sta succedendo, cosa succederà, cosa è successo, cosa cambia, cos'è il meta e chi ha vinto e chi ha perso in questa Banned, perché è successo veramente di tutto. Quindi prima di partire, iscrivetevi al canale come sempre, se non avete ancora fatto lasciate un like al video, attivate le notifiche, seguiteci su Facebook come The Omnia Players e anche sulla pagina Instagram sempre The Omnia Players per seguire tutte le notizie inerenti al mio team competitivo di Yu-Gi-Oh! Quindi Konami ha droppato una delle più grandi banned di sempre, meta reset assoluto. Di nuovo, se non avete visto il mio video, guardatelo perché le reazioni sono molto interessanti secondo me, e andiamo a vedere cosa cambia e perché hanno fatto questo, perché hanno fatto quello, quali sono i motivi delle scelte di Konami e quali mazzi ora si possono giocare, quali no. Allora, abbiamo la prima hit di Harp Horror, quindi Orcust che va a perdere un pezzo veramente grosso, veramente importante, perché questa carta permetteva, bandendola di, o bannandola, nessuno ha mai capito come si dice ancora, di portare direttamente dal deck. In tanti si aspettavano la hit di Babele, che forse è stata considerata troppo esagerata, avrebbe distrutto completamente il mazzo secondo alcuni. Alcuni si aspettavano una hit di Orcust Nightmare, e alla fine hanno fatto l'inaspettato. Alcuni si aspettavano la hit di Arpa, però a 1, a 0 è tanta roba, però penso che il mazzo sia ancora giocabile in realtà, anche se la gente impazzisce subito, perché non è che fa schifo, e perché riceverà un supporto fortissimo che è il Girsu, che fa da Foolish e che fa anche il token tipo lo Sky Blaster, fa anche il caffè, e è fortissimo. È vero che questa carta è OP e che è persa per sempre, però secondo me il mazzo è ancora giocabile, soprattutto in una versione going second, perché può ancora dire la sua. Poi abbiamo Colosso, Bandito. Anche qui la gente se lo aspettava a 1 e invece è stato bandito completamente. Ci può stare, sì, io l'avrei messo magari prima a 1 e poi nella prossima banned, quella prima delle nuove regole, a 0 al massimo, perché così veramente è stato devastato il Thunder Dragon, cioè devastato proprio brutalmente. E non so se Thunder può ancora giocare e finire sui suoi titani e cercare di spaccare roba, ma non è assolutamente la stessa cosa, non è assolutamente comparabile. Questo è stato colpito per due ragioni, tre ragioni. Beh, la prima è perché ovviamente è un mazzo da meta forte e hanno colpito tutto e hanno cercato di livellare, quindi ok. La seconda è che usciranno i Nemesis e quindi c'era quel mostro Thunder che ti permetteva di avere Colosso sul field, che era splashabile dappertutto, e quindi tutti avrebbero potuto avere Colosso. E la terza, appunto, che con le nuove regole questo mazzo, se non fosse stato toccato, sarebbe diventato T0. Quindi ci sta, pesante, ma ci sta. Sono stati pesanti con tutti. Poi abbiamo Electromite, che non ha senso all'apparenza, perché quali top ha fatto Pendulum ultimamente? Cioè, l'han colpito perché se pensi a Pendulum, se pensi che devi colpire qualcosa di Pendulum, Electromite fa da capro espiatorio e perde la testa. Ci sta per questa ragione, però secondo me è quasi esagerato, perché il mazzo viene già distrutto completamente dalle nuove regole. Cioè non è che viene distrutto, però non ne giova sicuramente, rimane fermo dov'è. Quindi secondo me in futuro andremo a vedere delle carte di Pendulum forti o delle carte di Pendulum rilasciate dalla Banned. Poi abbiamo capitolo sincro con Ib e Tempest Magician. Ok, Tempest andava tolto, Ib
faceva cose sgrave con Needle Fiber, quindi precauzionale anche questa. Dispiace perché era una carta veramente bella e amata da tanti. Poi abbiamo per gli Xyz Azathoth. Sono assolutamente d'accordo perché è una carta che non faceva giocare. I player di Luna Orcust vanno a perdere un pezzo importante. Facevi Azathoth prima della quinta summon e quindi eri immune anche al Nibiru dell'avversario. Veramente forte, non fa giocare l'avversario, non gli fa tirare Entrap. Ci sta che sia bandito. Il problema è che hanno sbannato la Rank Up. Quindi puoi fare ancora Kali Yuga e True King di tutte le calamità nel turno dell'opponent adesso. E anche qui, ci ho pensato adesso, c'è un motivo. Allora, Kali Yuga è un DDD? Sì. Con le nuove regole, quale mazzo diventa forte? DDD. True King of All Calamities? Deve ricevere supporti Dino? Sì. Il coccodrillo? Sì. Ci sono Generator che fanno livelli 9, rank 9? Sì. Boostiamo anche Calamities. Oltre ad aver boostato l'Isosagi. Quindi anche qui c'è tutto un senso dietro. Poi abbiamo Mirage Staglio, anche lui uno degli incolpevoli di questa Banned che è finito tirato in mezzo tra la rissa che c'è stata in questa Banned e sono morti tutti, è morto anche Mirage Staglio. La gente si aspettava una hit di Sunlight, io ho parlato di Sunlight Wolf magari a 2, qualcuno parlava di Spinny e alla fine hanno colpito Staglio che faceva tante cose. E ora non le fa più. Sala, secondo me, è ai limiti della giocabilità adesso. Poi abbiamo Brilliant Fusion che va con l'Anaconda. Quindi Preda Plant Anaconda. Secondo me questa è la ragione per cui hanno colpito Brilliant. Questa carta qui, per chi non la conoscesse, è un Link 2 praticamente generico che manda dal deck al cimitero una polimerizzazione, una fusione e ne copia l'effetto. Quindi secondo me questa è la ragione per cui hanno deciso di mettere Brilliant a 0 per evitare che accadesse qualcosa di sgravo. Solo la mia idea, fatemi sapere nei commenti qui sotto voi cosa ne pensate. Poi Engage che va a distruggere in maniera criminale Sky Striker. Non so se è ancora giocabile Sky Striker. Secondo me sì, non è assolutamente comparabile a ciò che era prima, ci sono nuovi supporti, sì, ma non ci azzeccano nulla. Hai ancora carte forti come droni, ancora, che però sono comunque limitate, sono più difficili da searchare, c'è Cagaria 3, non è più la stessa roba, assolutamente. Poi, Nessie, Danger più utilizzato, quindi va bene. Pancratops, carta di side tanto usata. E questo mi sono dimenticato di dirlo nel video in inglese, collegato al fatto anche che uscirà il nuovo Pancratops, ovvero il nuovo Gizmek Kaku, che ovviamente fa da Pancratops e quindi colpiamo Pancratops così la gente compra quello. Poi Servant of Endymion di nuovo, hit a Pendulum, True King Litosagim che va a tornare così a random. E OP questa carta fa anche il caffè veramente per chi non la conoscesse è fuori di testa. Ti va a togliere tre carte dall'extra deck dell'avversario. Se spacchi due baby in True King Dino, triggerano tutti e due baby, ti portano due dinosauri e parti a scombare senza neanche fare la normal. È vero che non c'è più Diagram disponibile a 3, però boh, anche questo è stato rilasciato perché stanno rilasciando dei ranghi 9. Ranghi 9, livelli 9. E quindi liberiamo Litosagim. Card of Demise che va a colpire True Draco, va a colpire alcune liste di Sky Striker e va a colpire soprattutto i Rogue, secondo me. Quindi dispiace per questa carta perché teneva in piedi mazzi magari più vecchi, faceva giocare alcune liste di Paleo, faceva giocare Chain Burn, faceva giocare tanti mazzi con strategie più control. E la colpa di ciò è sempre True Draco. Così come la colpa di True Draco e se Diagram è qui, e se è tutto colpa di True Draco, raga. Fatemi sapere se odiate anche voi True Draco qui sotto. Diagram che va a 1, sia per colpa di True Draco, sia perché Dino True King riceve Litosagim, sia perché Dino True King riceverà il nuovo coccodrillo che fa da Diagram. Ovviamente, quindi anche qui c'è la parte commerciale, perché il nuovo
coccodrillo dinosauro va a spaccare dalla mano esattamente come faceva Diagram, e quindi anche qui ha senso. Into the Void, colpa di Trudraco, sempre colpa di Trudraco, colpa anche di Pendolo, sì, ok, è una carta che è assolutamente giusta 1 perché è esattamente come Upstart, a volte meglio, perché non dai 1000 life points, non ti cambia niente se non ti rimane nulla in mano, quindi ci sta 1. Avaris che torna per compensare questi peschini che hanno colpito, tra cui anche Luce di Secca. Luce di Secca non capivo perché, perché nessuno gioca Luce di Secca, non c'è nessuno che gioca Luce di Secca, ma l'hanno voluta colpire lo stesso perché fa da Pot of Greed. E in quali mazzi si giocava Luce di Secca? In Mermail e Bia, che ricevono entrambi il loro starter a 2, quindi Diva e Quillatur, e quindi questo è il motivo. Poi abbiamo Red Reboot, che segue esattamente la stessa logica di Pancratops, quindi carta di side abusata da tutti, la limitiamo così non la gioca più nessuno, e inoltre va a seguire il lato commerciale, ovvero il rilascio del Lightning Storm, la carta che fa da spolverino e fa fuori tutte le set. Quindi ora non puoi più giocare queste, cosa fai? Compri Lightning Storm, che le fa fuori tutte. Per quanto riguarda le semi limitate, abbiamo appunto Diva che va a spostare lo status di Secca Slight insieme a Guida Tour. Diva che torna perché escono supporti più avanti per l'archetipo Mare Profondo, e quindi Mermail tornerà sicuro. E Guida Tour che torna perché sono usciti tanti roccia, Bia Roccia, Block Dragon. E anche qui ha senso. Per le sbannate abbiamo il Dad, va benissimo. Il Ladybug che sembra un contentino per i giocatori di Salamagna, ma secondo me non sono assolutamente contenti perché non va assolutamente a controbilanciare la decisione di bannare Mirage Stallio dal nulla. Morphin Jar ok, Juggler ok, Virus Infetta Tribù che torna sempre con gli acqua, magari qualche lista di Mermaid si azzarda a giocarlo, ma non credo. Kagari che torna libera perché tanto non c'è più engage da riciclare. Book of Moon va benissimo, con le nuove regole ancora meglio. Poi la Rank Up, come ho detto, secondo me non è un'ottima scelta rimettere Rank Up, perché puoi fare le cose che ho detto prima, Calamities e Caliyuga in turno dell'opponent, chissà quali altre cose ancora verranno fuori, quindi o vai a togliere anche quelli più avanti, cosa che può essere se Dino Trucking e DDD diventano strameta, oppure non è un'ottima scelta. Poi Warning ok e Soul Drain ok, queste ultime due sono carte che ridanno i mazzi control che hanno perso ovviamente Demise. Quindi questo è quanto, è successo veramente di tutto. E come si evolverà il meta adesso? Io vedo che Thunder non lo vedremo mai più. Sky Striker lo vedremo secondo me solo da qualche parte. Trudraco secondo me continua a giocare, purtroppo, perché ha perso delle carte, ma sono state limitate, non bannate. Quindi comunque, con tutte le pescate che ha fatto Urdraco, prima o poi ci arriva comunque. Perde tanta consistenza, finalmente. E secondo me vedremo mazzi come i Plunder Patrol. Se non sapete di cosa sto parlando, vi lascio il link qui sopra. I pirati barra vichinghi che arriveranno, che potranno dire la loro. E finalmente con questo reset avremo nuovi mazzi che entreranno nel meta. Secondo me entrerà assolutamente Shaddoll, perché riceve lo Structure. Entrerà Mermail, perché riceve i supporti. Entrerà BA perché è stato solo potenziato da questa lista a parte Secca, però si può benissimo farne a meno, e tanti altri mazzi risorgeranno senza problemi. Mech Invoked, ci sarà tanta varietà. Vedremo Spiral, vedremo cosa succede. Fatemi sapere voi nei commenti qui sotto cosa ne pensate, quali mazzi pensate possano tornare. Iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto, lasciate un like al video se vi è piaciuto e l'avete trovato informativo, attivate la campanella per le notifiche, seguiteci su Facebook come The Omnia Players e su Instagram sempre come The Omnia Players per ricevere tutte le notizie inerenti al mio team competitivo di Yu-Gi-Oh! E alla prossima!